ragazzi, oggi andiamo a fare la recension test della nuova sega a naso per metalli della Sheppach. Parliamo del modello MBS1200X. Allora ragazzi, qualche indicazione c'era da già la casa tramite la scatola, ce l'andiamo a vedere. Allora, innanzitutto è una 1200 watt, da qui credo che prenda il nome. Chiaramente è per 220. La velocità di trascinamento della lama è dai 0,7 ai 2,4 metri al minuto. Ha il diametro delle puleggi da 80 mm. Il pezzo che si può tagliare massimo è 127x127 ed un peso che varia tra i 13,6 e i 15,5. Questo perché è una 2 in 1, quindi possiamo decidere noi se usarla con la base fissa oppure no. Ora ce la andiamo ad aprire subito, andiamo a vedere il contenuto, il montaggio e poi ci andiamo a fare una recensione test. Un libretto, il coperchio superiore danneggiato, vediamo se non ha implicato nulla. Una base, la lama da montare, e abbiamo terminato. Premiamo questa leva, ce l'apriamo qui dove c'è il foro. Ce l'andiamo a portare in corrispondenza di quest'altro foro. Questo farà da perno per il goniometro, quindi in questo caso andiamo a mettere il bullone mezzo filettato ed ora possiamo andare a mettere il dado di cui parlavamo prima. Qui si può vedere stampato il goniometro. Il goniometro è molto approssimativo. Questa è la tacca che ci indica quale grado andiamo ad utilizzare, quindi 40, 45 e via dicendo. E questo è il maniglione che ci permette il serraggio del goniometro. Ragazzi, adesso ci soffermiamo un pochino di più sulla base, che poi sarebbe la novità del prodotto, diciamo. La base l'ho trovata veramente ben fatta, non è un lamierino, stiamo parlando di un acciaio di uno spessore di almeno 4-5 mm. Non ha una barra filettata all'interno, quindi quando andiamo a serrare il pezzo non ce l'andrà a spostare, quindi è libera su un 1000 righe. Quando andiamo a serrare con questa manopola il pezzo andrà a schiacciarlo sull'altra base, quindi lo va a premere da una parte solo, quindi non ci sposta il pezzo. Ora ci andiamo a vedere insieme il 1000 righe, il serraggio e poi proseguiamo. Vedete ragazzi, all'interno ha una barra 1000 righe. La ritengo comodissima perché a leva aperta scorre immediatamente, non dobbiamo stare minuti a girare la morsa. Quando andiamo a mettere il nostro pezzo da serrare, andiamo a battere
e quando andiamo a girare la leva premerà questa parte contro il pezzo. Ragazzi, con la morsa direi proprio che hanno fatto un buon lavoro. Una volta serrato il pezzo non si muove più. Andiamo avanti e stavolta andiamo a vedere finalmente il corpo macchina. Allora, andiamolo a vedere un po' più da vicino le caratteristiche principali. Vediamo da questa parte i cartellini che coprono la lama che dopo dobbiamo andare a smontare per inserirla. Qui c'è la freccia che ci dà il senso di rotazione della lama. Qui abbiamo i carboncini. Qui nel maniglione, come potete vedere, ci sono già due brucole inserite. Tant'è vero che prima, per andare ad avvitare il bullone, l'ho presa da qui. Un pratico maniglione che ci cambia di inclinazione. Interruttore per accendere e spegnere la luce di servizio. Rodellina per la velocità da 1 a 6. Altro carboncino. Leva che ci dà lo spostamento della puleggia per il tiraggio della lama. La barra in ferro che ci indica il fine pezzo. Qui all'interno abbiamo un LED, così possiamo lavorare ben illuminati. Pulsante di blocco. Pulsante di sblocco, quindi pulsante di accensione della macchina. Cuscinetti. Questi sono dei cuscinetti che ho notato sono già fissi, non c'è da fare nessuna regolazione. E adesso ci andiamo ad aprire i due cartellini. Per aprire i cartellini ci servirà un cacciavite a croce o spaccato che la casa a quanto pare non ci ha dato. Quindi ci andiamo a svitare queste due viti. Qui ci sono impresse due frecce, ci indicano dove dobbiamo spostare i cartellini per smontarli. Eccoci qui, all'interno troviamo le polegge, una, come sentite dal rumore, è la puleggia di trascinamento, ossia quella del motore, l'altra è la puleggia libera. Permettetemi un po' di svago, ragazzi. Qui ci sono le spazzole che ci puliscono la puleggia, in questo caso in gomma. Le indicazioni della casa ci dicono che questa macchina la lama non va lubrificata, perché per l'appunto, avendo queste puleggie in gomma, con degli oli lubrificanti perderà la sua trazione. Due lame, ragazzi. Dunque, adesso passiamo ad inserire la lama, quindi meglio metterci un paio di guanti e, perché no, anche un paio di occhiali per proteggerci. Allora, detto questo, i denti della lama andranno verso l'esterno. Cominciamo dall'inserire la lama dai cuscinetti, quindi prima un cuscinetto e poi l'altro. In questo modo, mi raccomando ragazzi, la lama, come vedete, è una molla, quindi fate attenzione che non vi rischizzi in faccia. Fatto questo, ce l'andiamo ad inserire nelle due puleggie.
Ok, andiamo a premere contro il terzo cuscinetto che è qui dietro. Controlliamo che la lama sia entrata completamente. Solo adesso andiamo a serrare la leva che troviamo qui dietro. Questa qui. Vedete che si sposta la puleggia. E ha messo adesso in tiro la nostra lama. I primi giri, se è possibile, ce li andiamo a fare a mano per vedere se la lama è entrata bene nei cuscinetti, se è tutta centrata. Allora, come potete notare, ragazzi, sta spingendo la lama all'esterno della puleggia, quindi vuol dire che la puleggia non è ben centrata. Ora sono curioso di vedere qual è il problema. Beh, direi che questo è un problemone. Se la Seger la trovo così, vuol dire che la puleggia non era serrata. Oltretutto ho trovato anche questa rondella all'esterno. Oramai, ragazzi, proseguiamo e vediamo cosa è successo, perché è capitato a me, ma potrebbe capitare anche a voi. Quindi andiamo a togliere la puleggia e vediamo se quantomeno non c'è qualcos'altro di rotto. Qui la seconda rondella l'abbiamo trovata. Il tiraggio della puleggia pare che funziona. Vediamo se era dovuto soltanto alla Seger che non era stata inserita correttamente. Quindi torniamo a rimettere la nostra puleggia, ce la proviamo a rimettere. Allora, ragazzi, quel problema l'abbiamo risolto. Adesso ce n'è un altro. Non voglio chiamarlo un problema, però speravo che la casa l'avesse già fatta questa regolazione. A quanto pare non è così. Allora, come potete vedere, i denti della lama non sono a filo della gomma nera in questo caso, in questa puleggia, mentre nell'altra sono di svariati millimetri fuori. Ora va fatta la regolazione della puleggia tramite questa brugolina che vedete qui dietro. Speravo, come ripeto, che l'avesse fatto la casa, a quanto pare non è così. Quindi ci allentiamo, sempre a corrente staccata, di uno scatto la leva e andiamo a fare queste piccole regolazioni. Proviamo un senso orario o antiorario e vediamo quando centriamo la puleggia alla lama. Proviamo con un quarto di giro.
Ok ragazzi, finalmente ci siamo. Anche questa è stata fatta, quindi la lama è stata correttamente inserita sia nella prima puleggia che nella seconda. Fatto questo, adesso possiamo andare a rimettere i due coperchietti. Da far notare un'altra cosa, nel coperchietto della parte motrice ho trovato spezzato un dentino, ossia questo qui. Voi direte poco male, lo posso dire anche io, però fa il totale con tutto quello che abbiamo visto fino ad adesso. Vedete ragazzi, mi rimane sollevato perché non c'è il dentino che mi va a serrare qui. Ripeto, poco male, la lama è protetta. In realtà qui c'è un secondo dentino che qui c'è, ma non serra correttamente. Almeno questo sembrerebbe ben fatto. Mamma mia ragazzi, allora, dopo un unboxing a dir poco disastroso, adesso ci portiamo il corpo macchina qui sulla base. Per farlo abbiamo bisogno delle tre brucole che ci hanno dato. Qui abbiamo i tre fori e qui le tre filettature. Dobbiamo semplicemente mettere i tre bulloni, stringerli e abbiamo terminato. Ok, dai, allora ce la siamo andati finalmente a montare tutto, attacchiamo la spina, andiamo a vedere un attimo come funziona. Spina attaccata, c'è il fermo che dobbiamo andare a togliere ogni qualvolta dobbiamo abbassare la leva, quindi il perno qui lo sganciamo e la macchina scende, ritiriamo su, rimane bloccata. Con la base ha un buon peso, abbiamo detto tra i 15-16 kg. La luce LED funziona correttamente. Livello 1, velocità 1 e ora ci andiamo ad accendere. A 1, come vedete, ragazzi, non riesce neanche a girare, andiamo subito a 2. Ok, adesso mi voglio togliere una curiosità. Con una squadretta ad alta precisione mi poggio sulla base, sulla morsa che è fissa, e andiamo a vedere il 90 gradi. Questo dovrebbe essere lo 0. Allora, mi poggio sulla lama e poi dal goniometro andiamo a vedere cosa ci darà.
Così è perfettamente allineato. Perfetto, andiamo a vedere sul goniometro se ci dà lo zero. Me lo faccio vedere più da vicino, ragazzi, è lo zero, perfetto. Zero, perfetto. Qui dove c'è il 90 gradi di questo taglio cade sulla linea dello zero. Adesso andiamo a vedere il 45 gradi. Messo sulla riga del 45 gradi, andiamo a vedere se corrisponde. Allora, adesso l'abbiamo messo a 45 gradi, ma si fa un'enorme fatica a capire dove è la tacca dei 45 perché è più corta. Andiamo a vedere se corrisponde. Anche i 45 gradi sono a dir poco perfetti. Adesso andiamo a fare le prove di taglio e vediamo se lo tiene. Taglio è venuto bellissimo, c'è un pelo di sbavatura, ma è veramente molto pulito. Adesso andiamo a vedere se è effettivamente a 45 gradi. Ha tenuto il taglio perfettamente, sia in ingresso che in uscita. Allora, ragazzi, sai che faccio? Visto che è stato molto difficoltoso trovare il 45 gradi, che come vi ho fatto vedere, la tacca dei 45 è più corta, rimane sotto il goniometro, con un graffietto mi vado a tirare una riga. Così so di certo in futuro che dove vedo la riga è il 45 gradi. Tanto i due tagli che vado ad utilizzare sono sempre lo 0 e i 45. Ce l'andiamo a fare insieme. Stessa cosa con lo zero, col graffietto mi sono andato a fare il segno. Andiamo a vedere 90 gradi. Perfetto e pulito. Perfetto, ragazzi. Non ha un millimetro di aria.
Allora ragazzi, adesso per completare il test vediamo quali altri materiali si possono tagliare con questa sega. Qui abbiamo una barra in alluminio e dell'acciaio inox. Questa che vado a tagliare adesso è alluminio. Tagliato senza problemi e la lama non si è impastata. Adesso tagliamo una barra in acciaio inox. Anche per l'acciaio inox un bel taglio pulito, facile e senza sforzi. Adesso una barra filettata piena, diametro 20, in ferro veramente. Pulito, 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 non ha sforzato nulla, benissimo. Dunque ragazzi, dal momento che ho deciso di tenerla, ho ovviato al problema di dentini rotti che avevo trovato mettendo due semplici viti. Quindi adesso il carterino è completamente sigillato e non si muove. Allora ragazzi, adesso viene il bello. Cosa dirvi di questa macchina? Allora, l'assemblaggio di questa macchina, penso che peggio di questo non potevo desiderare. Trovarti ad una macchina nuova, appena aperta, che dovrebbe immediatamente funzionare, non è proprio il massimo. Sicuramente la casa qui poteva fare tanto tanto di più. Trovarti un anello Sager che non è stato inserito correttamente, quindi la puleggia ballava, ho dovuto risistemare la puleggia. Insomma, erano tutte quante cose che come minimo avrebbe dovuto fare la casa. Io dovevo soltanto semplicemente, come da libretto oltretutto, mettere la lama, serrarla e lì doveva finire. Invece avete visto quanti aggiustamenti ho dovuto fare. Oltretutto ho trovato un dentino del carter coprilama rotto. Questo magari si può dare la colpa al corriere, visto che quando l'abbiamo scartata vi ho fatto vedere che c'era il polistirolo che era leggermente rotto, e questo l'ho risolto mettendo due semplici viti perché non volevo lasciarlo così. Il goniometro non è eccelso, anche qui comunque ho trovato la soluzione con un graffietto lì dove la squadretta mi dava i 90 gradi, i 45 gradi. Sono andato a segnarlo io con un graffietto, così in futuro so che quello il punto giusto e non mi vado più a sbagliare. Ora, finiti i difetti, c'ha anche i suoi pregi, altrimenti non me la sarei tenuta. I suoi pregi quali sono? Innanzitutto, questa è una macchina che non fa scintille. In un laboratorio come il mio, che è ricco di trucioli, direi che l'ideale, con la mia vecchia troncatrice, dovevo uscire fuori dal laboratorio, perché con tutte quelle scintille, ragazzi, si è a rischio di incendio. Qui il rischio non c'è. C'è la luce che ci aiuta a lavorare il pezzo. La nuova morsa, devo dire che è stata veramente ben fatta, allo sgancio rapido, una volta serrata, vi ho fatto vedere con due mani, l'ho tirata su, l'ho sgrullata e il pezzo lì è rimasto. Quindi sul serraggio
Ci siamo. I tagli sono stati netti, puliti. 45 gradi, vi ho fatto vedere che era perfetto. 90 gradi anche, era perfetto. Quello che mi interessava era quello. C'è riuscita, ok, anche quello. I vari materiali, sono andato a tagliare quello che di solito uso io qui dentro. Delle piattine, dei tondini pieni, barre filettate, un profilato 30-30, acciaio inox, alluminio, ha tagliato tutto e l'ha tagliato pulito, veloce e fatto bene. Quindi cosa dire, ragazzi? Ho avuto dei problemi, ha i suoi difetti, sono dei difetti che si possono decisamente correggere, vi ho fatto vedere, ripeto, come farlo. Ha i suoi pregi, è piccolina, è leggera, non vi ho fatto vedere che è una 2 in 1. Si può smontare, la possiamo utilizzare anche senza la base, non ve l'ho fatto vedere perché comunque è semplicemente un taglio senza la base. Quindi ragazzi, perché è un laboratorio come il mio, mi sento di consigliarvela. Se volete aspettare, fra qualche mese sicuramente farò una nuova recensione più approfondita. Una volta che l'ho utilizzata per qualche mese, ve ne saprò dire sicuramente di più. Io per adesso ragazzi vi saluto, vi ricordo di iscrivervi al canale, datemi una mano a far crescere il canale, siamo vicini ai 10.000 iscritti, datemi una mano a raggiungerli. Vi ricordo che mi trovate su Facebook e su Instagram e io come sempre vi saluto. Ciao ragazzi!